D'altra seduta. La seduta termina alle 18:40 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 19 luglio 2016 con inizio alle 10:30. Se non vi sono obiezioni, il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati Angelina Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazzi, Michele Bordo, Borletti dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antonio Cesaro, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso, De Caro, Dell'Ai, Di Gioia, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozzi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Lo Sacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Serampelli, Ravetto, Relacci, Rosato, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Velo, Vignali e Zanetti sono in missione a decorrere della seduta odierna. I deputati in missione sono complessivamente 81, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza, che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna. All'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3976, modifica la legge 24 dicembre 2012 numero 243 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi è pubblicato in calce al resoconto stenografico della seduta del 29 luglio. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Il Presidente del Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle ha chiesto l'ampliamento. La Commissione Bilancio si intende autorizzata a riferire oralmente. Ha facoltà di intervenire il relatore onorevole Marchi. Grazie Presidente, colleghi deputati, rappresentante del Governo. Consegno una relazione dettagliata sulle modifiche alla legge 243-2012 in materia di equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali all'esame dell'Aula. Mi preme in questa sede esprimere alcune valutazioni di contesto. Il disegno di legge già approvato dal Senato e che è uscito con lo stesso testo dall'esame in Commissione Bilancio di questa Camera incrocia due percorsi di riforme sulla finanza pubblica. Un primo percorso riguarda gli strumenti di finanza pubblica. Dopo due recenti decreti legislativi intervenuti sulla legge 196-2009, in giugno la Camera dei Deputati ha approvato la legge di bilancio, modifiche alla legge numero 196-2009 concernente il contenuto della legge di bilancio in attuazione dell'articolo 15 della legge 243-2012. Lo stesso